Esselon è un comitato molto eterogeneo, composto da un sacco di realtà che quotidianamente si battono nel torinese. È un comitato che è nato per opporsi alla cementificazione di un grande parco, uno degli ultimi prati vergini che rimangono a Torino, ed è nato per opporsi, oltre che alla cementificazione di questo parco, anche per opporsi alla cementificazione di quella che attualmente è l'aula studio più grande a Torino. Esselon ha iniziato ad agire sul territorio dopo che siamo venuti a conoscenza della cessione che il comune di Torino ha fatto verso Esselunga e la svendita che il comune di Torino ha effettuato nei confronti di Esselunga di questo parco e di quest'area verde. Abbiamo iniziato a batterci assieme a quelli che sono i responsabili di Comala per cercare di opporci a questa cementificazione. La nostra lotta è incentrata contro il Comune di Torino, è incentrata contro chi vuole speculare sull'urbanistica di questa città e contro chi vuole toglierci dei posti di socialità e aggregazione dove poter creare un senso comunitario. Credo che sia molto importante avere degli spazi dove far comunità e socialità in una città molto giovane come quella di Torino, una città dove non esistono più degli spazi adibiti a tutto questo. È fondamentale perché solamente creando un senso di comunità si riesce ad agire in maniera collettiva e a creare un pensiero elaborato dai cittadini verso la città che si sta vivendo. Le università purtroppo non mettono alla portata di tutti i giovani delle aule studio o dei posti dove fare socialità. Questo è un compito molto importante che le università dovrebbero prendersi in carico, è un compito che purtroppo non stanno rispettando. Il fatto di non avere un'aula studio, non avere un posto dove incontrare i nostri coetanei, è molto complicato perché ci fa sviluppare una sorta di senso di disagio verso sia i nostri coetanei che verso le nostre facoltà e verso le materie che noi studiamo quotidianamente. Quindi avere degli spazi di socialità per noi è essenziale e a Torino sono davvero davvero pochi e di difficile entrata. Sono molto difficili da frequentare, bisogna spesso prenotarsi, ci sono molto spesso anche delle code davvero davvero lunghe per riuscire ad accedervi, quindi avere un salvavita come Comala è davvero importante perché è un ritrovo quotidianamente per migliaia e migliaia di giovani che lì si vedono, fanno socialità e studiano. Penso che la comunità sia a conoscenza delle problematiche incentrate sulla frequentazione di spazi e incentrate sull'ambientalismo, però molto spesso purtroppo, oltre che una consapevolezza, non si va oltre e la cittadinanza tende a perdere interesse molto facilmente di questioni ambientali e di questioni legate agli spazi che noi abitualmente frequentiamo o che meglio dovremmo frequentare. Ad esempio, durante la prima assemblea di Senon c'era una grandissima presenza di tutta la cittadinanza con eterogenee fasce di età che hanno presenziato e hanno partecipato in maniera molto attiva all'assemblea. Subito dopo, però, purtroppo è tutto venuto meno e le assemblee sono sempre andate spolpandosi man mano che il tempo passava e abbiamo notato una grande perdita di interesse verso la causa da parte di tutte le persone che inizialmente la frequentavano. Sono certo che avere degli spazi adibiti al confronto sia una grande manna dal cielo per chi migra e viene nel nostro paese, non tanto perché per loro sia fondamentale abitarci o frequentarli, quanto forse più per la cittadinanza, perché credo che essere presente in quegli spazi ti dà modo di formare il tuo pensiero e coadiuvarlo assieme a quello di altri cittadini e cittadine e questo in molti casi fa sì che tu abbia un pensiero più aperto e lungimirante anche verso quelli che sono i migranti di oggi. Penso che quegli spazi siano molto utili e formativi per il proprio pensiero e ti facciano ampliare molto le vedute. Perché frequentando degli spazi che sono molto eterogenei, riesci a capire di più l'eterogeneità
e riesci di conseguenza ad accettare anche chi inizialmente ti potrebbe sembrare diverso. Penso che il condividere una causa comune con molte realtà ti dia modo di affrontare e di collaborare, oltre che di confrontarti con delle persone molto diverse da te, e questo ti fa comprendere che siamo tutti sempre esistenzialmente diversi. Non c'è un più diverso o un meno diverso, siamo tutti al pari nella diversità.